Shannen Doherty è morta sabato scorso e già si parla della sua eredità. L'attrice, che ha lottato per 10 anni contro la malattia, se n'è andata all'età di 53 anni. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima, appena 11enne, e negli anni ha accumulato un patrimonio di tutto rispetto. L'attrice è ricordata soprattutto per il ruolo in Beverly Hills 90210, nei panni di Brenda Walsh, sorella gemella di Brandon, Jason Priestley, e al centro di un amore con l'altro idolo della fiction, Dylan, interpretato da Luke Perry, morto anche lui prematuramente nel 2019. Un altro ruolo importante è quello di Prue in Streghe. La sua ultima uscita pubblica è stata il 16 giugno insieme all'amico di lunga data Chris Cortazzo e ad un'amica, i tre uscivano dal ristorante sul lungomare di Christie a Malibu, in California. A fine giugno risale anche il suo ultimo post su Instagram dove raccontava di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia, non ho idea di quanto durerà, se 3 mesi o 6 mesi. Oppure se dopo 3 mesi dovrò cambiare cura. È qualcosa che non posso prevedere e non possono farlo i miei medici. Questo fa paura, è come un avvertimento. Ma c'è anche un lato positivo, perché di recente la struttura molecolare delle mie cellule cancerogene è cambiata e questo vuol dire che esistono nuovi protocolli da provare e per la prima volta da un paio di mesi mi sento speranzosa. L'eredità di Shannen Doherty andrà alla madre Rosa e al fratello Sean. Ma a quanto ammonta il patrimonio di Shannen Doherty? Secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter, durante l'originale Beverly Hills 90210, l'attrice avrebbe guadagnato circa 17.500 dollari a episodio. Per il reboot prodotto dalla Fox, il suo compenso sarebbe salito a 70.000 dollari a episodio. Poi, grazie alla partecipazione a 66 episodi di Streghe, avrebbe guadagnato 75.000 dollari a puntata. Pare che alla sua morte il patrimonio sia stato stimato intorno ai 5 milioni di euro, considerate le spese che ha dovuto affrontare a causa della malattia. L'attrice lascia anche diversi immobili e una villa a Malibu nella quale viveva, dal valore di 6 milioni di dollari. Erede principale di tutto sarà la sua mamma Rosa che le è sempre rimasta accanto. Prima di morire Shannen Doherty ha dichiarato di aver investito una somma così da lasciare un bel gruzzoletto a mia mamma. L'attrice aveva anche un fratello, Sean Doherty. L'attrice ha dato disposizioni affinché le sue ceneri fossero unite a quelle del suo cane e di suo padre. Shannen Doherty non ha figli, ma si è sposata 3 volte. La prima nel 1993 con Ashley Hamilton, un legame finito dopo pochi mesi. Nel 2002 con Rick Salomon, nozze finite dopo poco meno di un anno. Nel 2011 sposa il fotografo Curtis Varienko, da cui divorzia nel 2023. L'attrice era attivista in difesa degli animali e amava follemente il suo cane Bowie. Shannen Doherty ha affermato che il suo cane avesse intuito che qualcosa non andava ancor prima dell'arrivo della diagnosi ufficiale. Prima, per molto tempo, mi annusava ossessivamente proprio qui, sul lato destro, aveva spiegato a Entertainment Tonight nel 2016, quindi, aveva senso quando mi è stata diagnosticata la malattia. L'attrice era molto legata a Bowie, a cui aveva creato un profilo su Instagram, @MissBowieDoherty. In un episodio del suo podcast, Let's Be Clear, dello scorso gennaio, l'attrice aveva dato disposizioni per il suo funerale, dando indicazioni affinché le sue ceneri fossero unite a quelle del suo cane e di suo padre. Voglio che siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Jenny Gart. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e le persone che l'amavano. La morte dell'attrice ha lasciato nello sconforto i suoi ex colleghi che con lei hanno recitato per anni in Beverly Hills 90210, che poi sono diventati amici di una vita. Jenny Gart, che interpretava Kelly, ha scritto:
Sto ancora elaborando il mio enorme dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannon, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che l'hanno amata. Un messaggio molto intimo e sentito è anche quello pubblicato da Tori Spelling, che nella serie interpretava Donna. Che si fottano, è quello che direbbe Shan se le dicessi che ho sentito la pressione di dover riassumere tramite i social media una relazione di 36 anni e il dolore che provo per un fuoco la cui fiamma si è spenta troppo presto, ha scritto. Avevo 15 anni quando io e Shan ci siamo conosciute. Io ero la figlia del capo senza voce e lei era la star con una grande voce, ha aggiunto, mi ha preso sotto la sua ala. Mi ha convinto di avere una voce e di essere all'altezza. Siamo diventate subito migliori amiche. Siamo state l'una l'ala dell'altra, vere confidenti, sostenitrici nella gestione di relazioni sbagliate, a volte compagne di stanza, compagne di viaggio e molto altro ancora. Mi ha sempre difeso, mi ha sempre coperto le spalle. Ha sempre creduto in me quando io non credevo o non potevo credere in me stessa. Eravamo giovani, Tori Spelling, Shan. Resterò ribelle per te. Ti amerò con tutto il mio cuore. Sempre, Tori Spelling ha raccontato di come le loro strade per un periodo si siano divise, per poi ricongiungersi. Abbiamo lasciato che molte influenze esterne e interne influenzassero la nostra amicizia. In un mondo in cui spesso non si riescono a recuperare le amicizie dell'infanzia che hanno formato gran parte dell'adulto che si diventa, noi abbiamo avuto questa possibilità. Sono grata a Shannon e a me, per essere tornate indietro nel tempo e diventare amiche adulte. Per aver ricordato perché ci siamo amate fin dall'inizio. Per ridere di nuovo come facevamo una volta. Nessuno è mai riuscito a farmi ridere così. Le risate dal cuore. Era una ribelle in un'epoca in cui la maggior parte delle donne non si sentivano a proprio agio nell'essere forti. Non ci ha mai provato, lo era e basta, ha dato forza alla sensualità, alla forza, a due scoate, all'empatia, il tutto condito da un umorismo malvagio. Il suo umorismo sarcastico era uno dei miei preferiti. E nessuno sapeva fare una torta di frittelle come Shan. Shan, porterò avanti la fiamma. Porterò avanti il mio potere. E resterò ribelle per te. Ti amerò con tutto il mio cuore. Sempre, ha concluso. Nessun messaggio di cordoglio da parte Ian Ziering, l'attore che interpretava Steve Sanders. All'appello manca solo il ricordo di uno degli ex ragazzi di Beverly Hills 90210, Ian Ziering, l'attore che interpretava Steve Sanders. Il suo ultimo post sul profilo Instagram risale a 3 giorni fa, nella sua pagina social foto sue e delle sue bambine, ma negli ultimi giorni nessun post che ricordi l'attrice e amica scomparsa. Ian Ziering inoltre pubblica spesso foto in compagnia degli altri, ex, c'è anche una foto in omaggio al compianto Luke Perry. L'attore avrà scelto di vivere il dolore e il lutto in forma privata, si attende di vedere se sarà presente al funerale dell'attrice. A settembre è previsto un incontro a Tampa, in Florida, tra il cast di Beverly Hills e i fan, evento in cui sarà sicuramente ricordata Shannon Doherty.